incontro inutile che si è concluso con un fallimento, denuncia l'intersindacale francese, che ha avuto un colloquio di meno di un'ora con la prima ministra Elisabeth Borne, che si è mostrata ferma nel voler mantenere la contestata riforma delle pensioni che da settimane infiamma la Francia. Siamo venuti a chiedere il ritiro della riforma delle pensioni in nome dei milioni di lavoratori che si sono mobilitati per più di 3 mesi, ha detto la nuova segretaria generale della Confederazione Generale del Lavoro, Sophie Binet. La Premier si è rifiutata di accettare le nostre richieste e ha scelto di rimandarci in piazza. Abbiamo scelto di porre fine a questo inutile incontro quando ci ha detto che avrebbe continuato a governare contro il Paese. Secondo i sindacati, il governo si è mostrato ottuso e irresponsabile davanti a milioni di francesi che si oppongono all'innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni. Ma secondo Borne, l'incontro con 8 dei principali sindacati del paese segna comunque un passo importante. D'autres sujets ont également été évoqués, je pense. Sono stati sollevati anche altri argomenti. Mi riferisco alle lunghe carriere, alla fatica e al logorio professionale, all'impiego degli anziani, anche se le nostre divergenze sull'età non ci hanno permesso di discuterne a fondo. Credo che questo incontro segni comunque un passo importante. Le organizzazioni sindacali, come vi hanno detto, sono disponibili a lavorare su questi temi in un secondo momento e io ho comunicato loro la mia disponibilità e quella del mio governo, perché non prevedo di fare passi avanti senza i sindacati.